Dottor Mimmo Loffredo, iniziamo dalla notizia delle ultime ore, quella dell'allestimento finalmente dell'hub vaccinale. Si inizia dai bambini. Perché è importante l'apertura di questo nuovo centro? È importante in questo modo possiamo agevolare anche le mamme che non devono allontanarsi molto da fuori, anche le persone di Laccamino, anche le persone di Serrara possono venire a fare i vaccini a Forio. Devo dire la verità, l'ASL è stata molto sensibile alle richieste continue che ci facevano le mamme. Tant'è vero che sabato iniziamo, è stato già allestito l'hub vaccinale, il comune ha messo a disposizione tutto il primo piano del vecchio municipio con i computer e tutta la parte amministrativa. Quindi si faranno queste vaccinazioni 3 volte a settimana, il martedì, giovedì e il sabato, dalle 9 alle 18, previa prenotazione con piattaforma tramite il medico, il pediatra di libera scelta. È un'iniziativa importantissima, in modo che completiamo definitivamente questo ciclo vaccinale anche nei bambini, anche con le scuole, siamo più tranquilli, in modo che anche gli insegnanti, gli scolari stessi possono affrontare con più serenità i futuri anni scolastici. Ripeto, un ringraziamento particolare all'ASL che anche questa volta si è dimostrata sensibile alle richieste delle persone. Veramente hanno fatto un bel lavoro e anche l'amministrazione comunale di Forì ha messo a disposizione tutto quello che era nelle nostre possibilità. Un domani questo centro, laddove necessario, per ora non si parla di quarta dose, anzi, si dice che bisognerà un attimino rallentare con le somministrazioni, ma laddove ci dovesse essere una necessità, può essere un punto d'appoggio anche poi per le vaccinazioni ordinarie per tutti? Ora, se l'ASL è disponibile, noi siamo sempre aperti a tutto ciò che può essere utile per la popolazione isolana, non solo foriana. Quindi se l'ASL ha necessità di aprire un altro hub vaccinale, noi siamo completamente a disposizione. Proprio stamattina col sindaco, con Francesco Del Deo, e lui ha dato piena disponibilità anche ad eventuali future prossime. Speriamo che non abbiamo bisogno di una quarta dose, perché veramente, voglio dire, spero di uscircene dal più presto da questa pandemia, di ritornare alla vita sociale normale, che oramai sono quasi 2 anni che siamo in queste condizioni e onestamente la gente non ne può più, ma anche noi medici tutti non ne possiamo più. Quindi speriamo che questa terza sia veramente l'ultima dose e l'anno prossimo possiamo parlare di altro. Restiamo sul tema foriano sanitario di tua competenza. Sono iniziati i rilievi dell'ARPAC a Panza per la questione antenne. Che aggiornamenti ci sono? Dal punto di vista della salute, i cittadini panzesi possono stare tranquilli? Allora Enzo, noi già 2 anni fa con una ditta privata, con degli ingegneri proprio addetti al rilievo di radiazioni sull'isola di Ischia, abbiamo fatto dei rilievi e già 2 anni fa ci tranquillizzarono. Stavolta abbiamo scelto l'ARPAC proprio per fare una cosa ufficiale e i primi dati dei rilievi effettuati ieri sera sono assolutamente tranquillizzanti. Il valore arriva a 0,6 volt sul metro, mentre invece i livelli di guardia, ma non quelli di allarme, sono di 6. Quelli di allarme arrivano a 20 volt sul metro, quindi siamo ben lontani dai diciamo, i riferimenti di allarme. Io ho consultato anche vari oncologi, anche di fama internazionale, i quali mi hanno spiegato che se le antenne vengono messe a regola d'arte non c'è nessuna correlazione tra i tumori e dal diciamo, inquinamento che possono produrre queste antenne. Tant'è vero che mi hanno pure spiegato che per quanto riguarda le antenne esiste un effetto ad ombrello, cioè le persone che stanno più vicine all'antenne sono le più riparate, perché se dovesse esserci una dispersione di radiazione, ma avviene a largo raggio, quindi lontano anche dal centro abitato. Inoltre mi hanno spiegato sempre questi colleghi oncologi che per avere effetti tipo leucemie, linfomi o malattie oncologiche del pancreas ci vuole una esposizione che va dai 10 ai 15 anni. I prelievi continueranno per le prossime 48 ore in modo che possiamo fare proprio una media statistica e poi faremo anche una conferenza, ne ho parlato già con il sindaco, insieme anche a qualche oncologo locale, proprio per tranquillizzare la popolazione. Poi noi siamo aperti a qualsiasi soluzione. Ripeto, se la gente non vuole più l'antenna, noi siamo disponibili anche a fare altro. Se la gente è preoccupata, noi faremo tutto ciò che può mettere al riparo la salute delle persone. Quindi siamo aperti a tutti i confronti e a tutte le richieste dei cittadini foriani e panzesi soprattutto in questo caso.